Salve a tutti. Questo video è rivolto a tutti coloro che a scuola o nel lavoro utilizzano il pacchetto di Office o parte di esso, ma a casa non hanno la possibilità di fare altrettanto, o perché non hanno rinnovato l'abbonamento, oppure perché non hanno mai acquistato il pacchetto. Come sapete, parliamo di pacchetto Office perché è un prodotto della Microsoft che contiene varie applicazioni. Venne annunciata la sua nascita nel 1988 da Bill Gates a Las Vegas. Di tutte queste applicazioni che contiene, generalmente noi utilizziamo Word, PowerPoint e Excel. Quindi io mi riferisco in questo video a queste tre. Allora, che come fare a casa? Come ovviare a questo, diciamo, problema, fra virgolette? Beh, possiamo utilizzare le applicazioni di Google, che sono, gratuite, prima cosa, e poi offrono tantissimi vantaggi, perché con un unico account potete utilizzarle tutte. Allora, vediamo come si fa. Dunque, innanzitutto dovete, aprire un browser. Io consiglio sempre Chrome perché con l'account, di Chrome poi potete salvare i vostri preferiti, le vostre password, tutto. E quindi mi apro Chrome, in particolare la pagina di Google. Se non ce l'ho qui davanti, la vado a ricercare Google e la apro. In questa pagina di Google, in alto a destra, ci sono le app di Google. E se avete già fatto l'accesso, qui in alto a destra, vedete la vostra faccina oppure il vostro simbolo, il vostro avatar. Altrimenti entrate direttamente nell'applicazione e ecco qui abbiamo le applicazioni che ci interessano sono queste tre: documenti che è l'analogo di Word, fogli che è l'analogo di Excel e presentazioni che è l'analogo di PowerPoint. Apriamo documenti. Dunque, qui io mi ritrovo tutti i miei file scritti con documenti di Google. E se voglio creare un nuovo file, vado qui su questa più che è in basso a destra, che poi si trasforma quando ci sono su in una penna. La penna in Google vuol dire che posso modificare, creare e modificare. Quindi clicco su e mi apre una schermata che è molto molto simile alla schermata di Word. Però attenzione, Word 2003, quindi una versione vecchia rispetto a quella attuale. Però completa di tutto. E qui in alto, documento senza titolo, vado subito a inserire prova di giovedì. Giovedì, chiamiamola così, e vado a inserire subito il nome. Allora, come è fatta questa schermata? Ah, anche qui ci sono i menu a tendina, come vedete, c'è la barra degli strumenti con tutti gli strumenti della tabulazione, gli allineamenti, le lettere, i colori, eccetera, il torno indietro, la stampa, c'è tutto. L'inserimento, posso inserire immagini, tabelle, anche posso inserire video da YouTube oppure link che mi portano ad altri video, ad altre cose. E poi, però, le cose importanti direi che sono, se io vado su File, io posso innanzitutto vedete che non c'è salva con nome perché? Perché io sto lavorando online, diciamo così, cioè viene salvato automaticamente tutto su un proprio server. E la cosa bella delle applicazioni di Google è che voi se io scrivo qualcosa qui e vabbè, scriviamo qualche stupidaggine così e poi torno indietro senza salvare perché non c'è necessità di salvare. Automaticamente questo documento viene salvato. Prova di giovedì, eccolo qui con la scritta che ho fatto. Ma la cosa bella è che io posso aprirlo anche sul mio cellulare, sull'iPhone, sul cellulare con Android, sull'iPad, dappertutto. Con il mio solito account di Gmail ritrovo lo stesso documento. Quindi cosa vuol dire questo? Che c'è la portabilità di questo documento, cioè ovunque mi trovo io posso fare delle modifiche. E poi un'altra cosa importante è il fatto che io lo posso condividere. Quindi in alto a destra c'è una casella in azzurro, condivido, io lo posso basta scrivere qui l'indirizzo email degli altri e lo condivido per farlo modificare, questa è una cosa importante, per esempio se vogliamo fare un lavoro di gruppo,
Questo documento può essere compilato e scritto da tutte le persone con cui è stato condiviso. Può commentare, cioè aggiungere solo un commento, oppure può solo visualizzare. Poi, altra cosa che mi sembra rilevante è il fatto che io questo file lo posso scaricare, quindi scaricare vuol dire che io ce l'ho in locale, cioè sul mio desktop del PC, oppure lo posso scaricare perché lo voglio magari spedire come Word, oppure lavorare in un secondo momento come documento di Word o passare a qualcuno. E le cose importanti sono che io lo posso scaricare come documento di Word, oppure scaricare come PDF. Per esempio, io spesso scarico come PDF per quando devo spedire un qualcosa che ho fatto io che non voglio che venga modificato, quindi in formato PDF. E un'altra cosa importante è che io con Word posso aprire qualsiasi documento che mi viene inviato anche in altri formati. Basta che io seleziono apri con documenti di Google. Poi, niente, mi direi che ho detto tutto, vi faccio vedere come si aprono, vi voglio vedere un attimo fogli di Google. Allora, vado sempre qui e trovo fogli. Fogli di Google equivale a Excel, quindi anche qui io ho, stavolta invece di crearne uno nuovo, ne prendo uno che è già creato. Non so, prendiamo questo. Ecco, allora guardate, sto facendo una cosa molto interessante. Questo file è un file Excel. Allora io lo voglio aprire per sola visualizzazione oppure per modificare in fogli di Google. Me lo fa aprire in fogli di Google. Come vedete, ha lo stesso formato che avevo in Excel. Qui ho tutti i miei comandi, i soliti comandi, c'è la condivisione. Dentro al file trovo cose importanti, come dire, crea una copia. Ecco, attenzione a questo. Se mi viene inviato un file di un'altra persona, io se lo se questo file è stato condiviso con me e io lo posso modificare, io quando lo modifico anche all'altra persona, proprio per il fatto della condivisione. Allora, cosa conviene fare? Conviene fare crea una copia e quindi io mi copio questo file da un'altra parte e così le modifiche che faccio le faccio sulla copia e non su quell'originale, quindi rimangono a me. Se invece voglio che la cosa venga condivisa, le faccio su quello che mi è stato spedito. E anche qui abbiamo scarica, invia come allegato un'email in vari formati, è analoga a ciò che abbiamo visto prima. Adesso vi faccio vedere velocemente PowerPoint. I comandi sono gli stessi, posso inserire righe in Excel, posso inserire righe, cancellare righe, i formati, fare le funzioni, le regole, tutto uguale identico. E invece su PowerPoint, vi faccio vedere un'altra cosa, vi apro un file che è stato fatto proprio in PowerPoint. Eccolo qui. E voglio fare solo visualizzazioni. Ecco, allora vedete in alto c'è scritto apri con presentazioni di Google. Io lo apro così e quindi a questo punto lo posso modificare e posso fare tutto quello che si fa. Quindi si inserisce quello che voglio, video, audio, forme, immagini. Posso inserire nuova diapositiva, duplicarla, eliminarla. Posso cambiare anche diciamo il formato, il colore, tutto quello che c'è da fare, che si fa normalmente con PowerPoint. Però, come vi dicevo, dobbiamo prendere come riferimento le applicazioni di Office 2003, okay? Perché le recenti hanno un aspetto e anche una funzionalità diversa. Allora, ho detto tutto, la cosa importante è che non si deve salvare, ritrovo tutto su Drive oppure all'interno delle applicazioni e poi un'altra cosa importante è che di ognuna di queste tre esiste l'applicazione, quindi io posso scaricare sul mio cellulare tramite App Store o Play Store, dipende da cosa avete, posso scaricare le tre applicazioni che vi ripeto sono documenti di Google, fogli di Google e presentazioni di Google e continuare il lavoro sul cellulare quando magari non mi trovo il mio PC oppure l'iPad o altro, semplicemente con l'account di Gmail. Bene, questo è tutto. Nel prossimo video vi parlerò di Drive.